Complimenti per la sua bella provincia, l'Istria, sì, veramente. Sì. Oh, Leon d'Adria, dove sei? Sono nata a Rovigno d'Istria. Ah, bellissimo. Bella su Che Guevara. Sì. Siccome anche mio marito è stato un combattente per la libertà. Ecco. Adesso la signora Pina leggerà la tomba, l'ultima parte di questa bella lirica. Sì, perché ho voluto che la leggesse lei. Grazie della telefonata. Io la ringrazio. Ma grazie a lei per la sua gentilezza. La saluto. Ecco, non abbiamo purtroppo potuto seguire la telefonata dall'inizio, ecco, se vuole riferire un po' chi era questa signora, un'istriana. Era un'istriana, sì, sì, che veramente dice il marito che ha combattuto anche lui per la libertà. E quindi si rende conto, di questo coraggio e di questa volontà che c'è in queste persone. Io ringrazio il signor Dottor Donati, però io non penso di non essere all'altezza di leggere questa poesia, no. Comunque mi ci proverò. La tomba. Dove sarà la tomba dello spirito libero, come il vento impetuoso, eterna anima del mondo? In quale plaga della pampa riposeranno le ossa del gaucho leggendario, dai peones amato, odiato dai tiranni, che per lui hanno pianto, che di lui hanno tremato? Vedova in gramaglia, un fiore di cactus selvaggio sulla tomba innominata, deporanno in mestizia e le ultime lacrime delle loro aride ciglia. Molto bene, brava Tina, veramente eccezionale, sì. Questa è l'ultima parte di questa... Dedicata a questo guerrigliero, a questo grande Che Guevara. Che Guevara, sì, a questo puro eroe. Sì, Che Guevara è stato un puro di cuore. Ecco, perché sì, si è immolato per la libertà, sì, è una grande cosa, cioè la cosa più bella che l'uomo possa fare, immolarsi per la libertà. Infatti io, come ho cominciato a leggere che mi sono trovati guerriglieri, dico ma, e poi proprio sono rimasta insomma rapita da questo modo di esprimerlo, perché è una cosa stupenda, per me è tanto bella. Se la signora permette. Signora Grazia. La signora Grazia, sì. Vero? Sì. Ecco, signora Grazia. Quella sarebbe, questa cosa sarebbe? Sì. Questa è foglia d'autunno. Foglia d'autunno. Che cos'è foglia d'autunno? Foglia d'autunno, dove l'abbiamo? Adesso andiamo a vedere. Ecco, sì. La canzone del Salice. Dopo la canzone del Salice. Sodoma e Gomorra. Dopo Sodoma e Gomorra, foglie d'autunno. Foglie d'autunno. E... Che cos'è la foglia d'autunno? Questa è un ricordo vivo della mia prigionia e della liberazione. Del giorno che fui liberato io mi trovavo a Wittenberg in Lutherstadt. E qui parla degli ultimi giorni, questa lirica ricorda gli ultimi giorni del nostro calvario. Se la signora Dina vuole, ecco, anche questa andrebbe letta a due. Bene, proverò. Allora, le ascoltatrici e gli ascoltatori sono silenziosi ad ascoltare queste cose, perché sono pezzi di vita, ricordi anche tristi ma anche belli a volte, da... sì, sì, da meditare, da ecco, meditare. Questa è una lirica da meditare. Da meditare. Foglie d'autunno, ecco, premetto questa cosa, foglie d'autunno. Il poeta arrivato sì all'autunno ricorda queste cose purtroppo vissute e li vuol dedicare a tutti quei compagni, a tutti quei che non sono tornati e a tutti coloro che come lui sono stati coinvolti da questa immane tragedia. Foglie d'autunno. Foglie d'autunno, palme delle mie mani bruciate dal secco del tuo pianto, orgia di rosso, un tisico giallo nel grumo del bosco, danni rugginoso che il tempo imprigiona e scheletrici ricordi. Fuggevo gli uccelli nell'azzurro schiumato, arsi dal soffio d'aquilone, il tragico destino delle foglie.
Umanità marcita dalla tempesta nelle notti dei demoni, e sangue e lacrime non valsero a spegnere l'incendio che devastava il mondo. Foglia che lascia al ramo l'ultimo anelito di vita, dolce scampanio di ricordi, volto amato di donna, biondo girasole, chiome sfumate che cadono, amarezza della sera, due pupille di sole. Fiume straniero che trascini la mia carne nel vortice dei ricordi, tu che calzavi le ore della mia intima pena col lento salmodiare delle tue acque melmose sulle piatte rive irrorate di felci che celano l'acquitrinio al volo dell'airone, lungi a placare la mia febbre, intristiva il giorno e le speranze di vita, il rotto singhiozzo dei motori delle libere chiatte alla deriva nella chiusa di sangue e le grida dei naufraghi in preda all'uragano. L'allucinante agonia del giorno astrale moriva sugli spalti dell'onirico castello dalle fughe impossibili. Il pensiero contorto, deformato dall'odio, annodava le mie viscere abbrutite dalla fame e brancolavo sugli avanzi della bestia immonda, ributtando esterco del sadico aguzzino nel gioco crudele ordito dalla morte. Il macabro festino terminava il suo ballo sul ciglio insanguinato delle fosse comuni, e triste nella sera si innalzava a Geova il salmo del rabbino. Sinistri bagliori bruciavano la terra, i forni non odoravano di croccante pane, le bocche incandescenti vomitavano teschi calcinati e misere cenere di membra umane. Carogne. Di membra umane, un minuto, ecco. Nei lager gli steli del roseto sono di filo spinato, petali di fiori, brandelli di carne, evocano fantasmi di uomini al massacro. Carogne, solo carogne sul deserto dei vivi, dal funesto groviglio spine per la carne martoriata del cervo che fa la sua la morte e alla bruciata libertà il canto disperato dell'ultimo dramito. La notte del terrore senza speranza di luce più tardi. Consumi il suo crimine nel sanguinoso carnaio del mondo tradito. È meglio che telefoni un po'. Clamori lontani sommergono deserti di steppe, fertili di dolore. Criniera di fiamma ondeggiano al galoppo selvaggio della follia omicida. Riversa nella sua tana, la bestia agonizza sui delitti consumati, dilaniata nell'orgoglio più che da ferita. La donna crocifissa, gonfia e scarmigliata, è rimasta supina sul patibolo di fango dell'ultima trincea, oltre l'arco del ponte, oltre la vita, coi suoi 20 anni turchini negli occhi sbarrati, rivoli di sangue tra le crosce divaricate, semi disfatte e membra lacerate. Non c'è pietà nel silenzio che ristagna d'intorno, allucinante quiete, dopo il passaggio dell'orda. Solo il rimbombo del tuono e nuvoli di piombo smangiano il livido orizzonte, ateo al crepuscolo, e la raffica d'acciaia sulla città perversa che ne smantella il mito. Lettura a due con la signora Tina. Ecco, però la drammaticità della lirica rimane viva. E rimane viva. Ecco, poi, non so. Drammaticità anche per chi l'ha letta con me. No, 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 signora, c'è stato un po' di. Sì. Non è stata preparata, ecco, non è stata preparata, come tutte le. Come tutte le trasmissioni dal vivo. Ecco, lei si rende conto che noi non prepariamo niente. No. Ora, ecco. Prima di. No, io vorrei chiudere, perché adesso. Vuole chiuderla, siamo una poesia di grazia. Sì, beh, la mia. Poi sono
molto più dolci. No, prima della signora Grazia vorrei anche, ecco, prima a tutti gli abruzzesi dedicare, ecco, non ci dobbiamo dimenticare. Ecco, cioè non ci dobbiamo dimenticare, non ci dobbiamo dimenticare. Prima io. Questo io mi scuso con gli ascoltatori emiliani, ma qui a Bologna e in Emilia mi conoscono perché io, anche quando ho fatto due o tre recital all'esagono, io dico che purtroppo, siccome non so il dialetto bolognese, dico le mie poesie in vernacolo abruzzese. Ora agli emiliani e agli abruzzesi dedico questa piccola sillogi di sonetti. Terra lontana. Non c'è parte che fai. Terra de monna a capa, assai lontana, urlata da montagna all'orizzonte, terra dolus d'oro dalla fronte, s'assuda ancora in la rozza mana. Dentro la mappatella cace e pana, sta gente a dire la fatia fronda, e se dessei dall'acqua de una fonte che surie fresche da una roccia sana. L'umita antica dello fucolare, amore arradicata allo profondo, mamma che prega e tessa all'utalare, froce per l'aria, lacrime de fronne, onde che sciacque, musica de mare, terra lontana, a capo dell'umonno. Bellissimo, sì, complimenti. Ora, qui c'è il pittore Bertelli e vorrei dire una cosa e poi chiudiamo. Una mia lirica che lui ha sentito, sì, La cerca cannelore, sì, tanto la ferita che ne ha fatto un quadro di straordinaria forza e bellezza. Sì, è vero. Ora a Pittore Bertelli e a Radio Budrio, alla signora Pina. Pina e a Marco e alla signora Grazia e alla signora Bertelli, ecco, la dedico la grande quercia, La cerca cannelore, che poi vi tradurrò anche in lingua. La cerca cannelore. Sasidin, la cerca cannelore non si sbioca l'anno a primavera. Lutti tutta la vita in che furore contro l'uend e contro le bufere. Figlie, dici dopo, prima che muore, te vuoi dire che tutto lo mistero dell'umon fa capo allo dolore, che l'uomo ne capisce quando è sera. Tu guarda lo murrone e la maiella, chissà da quanto tempo stanno a loche, chissà quanta galassia e quanta stella, tore, melange, acquario, scorpione, hanno visto passare, spente o de foche, ma l'universo è ancora un uguaglione. Bellissimo, bellissimo suo fratello. Sazio di anni, la quercia candelora non si svegliò quell'anno a primavera. Lottò tutta la vita con furore contro il vento e contro le bufere. Figlio, disse dopo, prima che io muoio, ti voglio dir che tutto il mistero del mondo fa capo al dolore e l'uomo lo capisce quando è sera. Tu guarda il morrone e la maiella, chissà da quanto tempo sono lì, chissà quanta galassia e quante stelle hanno visto passare, spente o di fuoco. Ma l'universo è ancora un bambino. Ringrazio la signora Pina, il signor Marco, Radio Burrio e tutti gli amici presenti, la signora Grazia, il signor Bertelli, la signora Bertelli e tutti voi che ci avete ascoltato. Io la ringrazio per questa no, adesso. La grazie, adesso gliela passo. Sì. Ecco, intanto che abbiamo il telefono Jack Scott, perché dopo queste poesie ovviamente gli ascoltatori più sensibili hanno subito telefonato. Aspetti che glielo passo. Ecco che arriva. Diretta no, Pronto? Vabbè. In tutti i modi noi abbiamo ancora 5 minuti, e grazie li vogliamo spendere con la tua poesia che qualche aspetta ed è una delle poesie. In diretta? Pronto? Beh. Però vabbè, scherziamo, siamo. Sì, noi, io sono dalla parte di Tronza, la parte di Scafa, San Valentino in Abruzzo Cittadinore. Cioè Pescara, lì vicino a Pescara. Ah, vicino sì, Pescara. Sì. Bravo, io l'ho accesa adesso, non ho sentito soltanto due sole. Brava, brava. E
me due ne ho detto, proprio due, lei le ha sentite tutte e due. Almeno allora. Primo, uno è Terra Lontana, sì. E quest'altro è La Quercia Candelora, sì, che ho tradotto. Grazie, ci fate tanti complimenti. Grazie, grazie a lei che ha telefonato e tanti auguri. Grazie. A tutti. Io mi chiamo Gabrosini. Se mi vuol dedicare una poesia l'accetto volentieri. Ma sì, se Radio Budrio permette, va io bene. Gliela dedico volentieri. Grazie, guarda. Complimenti ancora. Ecco, guarda, allora un piccolo sonetto lo diciamo subito. Sì. Ecco, sì. Intanto lo vuole cercare, ecco. Per questa signora. Ecco, sì, no, dunque, San Valentino d'Abruzzo Citeriore, il mio paese. San Maldina d'Abruzzo Citeriore, che le muraie fatte a ciammariche banna di sopra, a donga la rittica s'abbrusca nelle serpe allo calore. Gna da quadrare eva cannilore, arrivardevo lo castello antico, la cattedrale, e mi sentevi cica, piena di reverenza e di temore. Gna non vecchie sparvire appollaiate, ingallare a stracche in cima alla collina, che sulle tari adducce la vallata. Da longa gli te vedo, San Maldina, che la maiella che te sta delata, lucienda, gna la stella matutina. Ecco, signora, grazie. E questa signora abruzzese, questa poesia, dedicata anche a tutti gli abruzzesi sintonizzati sulle nostre frequenze. Una radio bolognese che si sente il diritto e il dovere di ospitare anche poeti che parlano altre lingue. Una telefonata in diretta. Signor Castro, mi conosce? Sì. Che abitavamo vicino anche quando eravamo alla Bolognina. Mi ricordo bene di lei. Ecco, e allora dico qui, mi complimento con lei perché non sapevo che era già un personaggio così. Oddio, io non sono un personaggio. Sulla bocca oramai è già conosciuta perché no. Ha già fatto delle mostre, qualcosa. Mi farà piacere se quando farà la prima mostra da qualche parte mi saprà dire dove la farà, che io senz'altro. La verrò a vedere molto volentieri. Ad ogni modo io la ringrazio, non ho pensato a dirglielo prima, ne ho già fatte qualcuna. Ad ogni modo adesso appena avremo. Io non sono una grande intenditrice, ma a titolo di amicizia e per conoscerla meglio sotto quell'aspetto, diciamo così, di pittrice, diciamo, è vero, voglio contribuire anch'io a venirla a vedere, a partecipare alle sue mostre per complimentarmi poi direttamente sul posto, perché a casa non abbiamo mai la possibilità di vederci. Infatti è vero. È vero, sì, è vero. Incontriamo la strada tutta in fretta perché una va da una parte, una va dall'altra, comunque l'amicizia c'è. Quindi stamattina, avendo sentito parlare di mamma Grazia, poi sentendo la sua voce, ho detto alla signora, l'ho sentita parlare di piante alcuni anni fa e la voce è quella, e poi quando la sento parlare, insomma, io la ringrazio di aver interpretato la sua voce e di aver capito oggi quello che fa. Comunque tanti complimenti ancora e tante belle cose per l'avvenire, e mi complimento anche per il signor poeta, anche se non lo conosco, e tante belle cose a tutti per le belle trasmissioni che fate per noi anziani e per noi casalinghe, ecco. Io ringrazio lei da parte di Radio Budrio, ecco. Ad ogni modo adesso appena avrò qualcosa le manderò una locandina per invitarla. Ecco, mi farà piacere. Va bene. Grazie, grazie. Arrivederci e grazie, buongiorno. Ecco, e in chiusura vogliamo anche trarre da un giornale Pescara, è il giornale di Pescara, un articolo nel quale si parla di Mario, esatto, Martinelli credo che si chiama, sì, Otello Martinelli, un articolo che si intitola Recital di Giuseppe Tontodonati e parla appunto che nei saloni della sede dell'associazione culturale L'Esagono, che è in via Goito 16 qua a Bologna, si è tenuto questo recital e la presentazione del libro per l'appunto di Tontodonati, che si intitola Rapsodia, l'ultima creazione. Ecco, e vorrei concludere con la poesia promessa della mamma Grazia, che è una cosa di qualche anno fa che ho apprezzato appena uscito, e non è che abbia fatto una recensione, ma sul foglio c'è ancora la mia calligrafia che si compiace per questa poesia, quindi un po' con la voce raffreddata e un po' senza occhiali, insomma, vediamo cosa salta fuori, spero di ricordarmela anche un po', così se la vista mi inganna, spero che la memoria mi sia compagna. Andiamo con un po' di sottofondo musicale.
Non più canti di gioia, ma ragazzi che parlano di morte. Non più sorrisi che esprimono la vita, ma visi coperti di pianto. Non più serate in allegria, ma notti di paura. Canti attorno al fuoco, ragazzi che giocano all'amore. Duro lavoro, ma visi sereni, pane caldo, grida gioiose. Boccali ricolmi di buon vino, gente assetata di vivere la vita. Quel tempo è lontano, non più canti di gioia, ragazzi che giocano all'amore, ma visi scavati nel pianto e tutti che parlano di morte. Grazie, bravissima. No, le mie... Però se tu ricordi questa poesia, sì, l'ho recitata anch'io il 31 dicembre, sì, sì, al Centro delle Arti, no? Sì. Proprio io infatti ringrazio anche Tonto Tonati, che è stato così carino, che ha letto un paio di poesie su al centro, e davvero mi sono emozionata, diciamo, perché sono cose, sì, fa veramente piacere che qualcheduno, ecco, apprezzi, diciamo, apprezzi, ascolti, ecco, poi no, potrà giudicare. Ha detto bene, apprezzi ciò che scrive la Grazia. E io vi ringrazio ancora, con un omaggio di corso. Va bene, e siamo in conclusione. Pina, ti lascio il microfono. E siamo, questa mattina è tutta poesia, e questa è una poesia dalla raccolta di poesie degli ospiti del Centro Protesina di Vigorso di Budrio. Nebbia. Nebbia grigia, fredda, pesante. Mi circondi, mi accaressi, come un amante geloso mi nascondi. Ridi delle mie paure, delle ombre che improvvisamente scompaiono, spariscono dileguandosi in te. Mi lasci sola con i miei pensieri, eppure ne fai parte. Trasformi i colori, li rendi opachi, simili tra loro. Spegni le luci, le musiche, le risate, la gioia. Non mi piaci perché in te ritrovo la mia tristezza. Brava, brava Latina, bravissima, brava. Soprattutto brave queste persone. Sicuro, sicuro, brave queste persone. Che si persone trovano in questi luoghi e hanno tanto da esprimere. Tanto. Difatti sono poesie così vive. Ne volete un'altra? Sì, 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 sì. Perché ecco, tamo, sì. Vediamo che cosa dicono dell'amore. Tamo. Che cosa c'è di più bello di un fiore e di un bambino che sorride e di due occhi che ti guardano, ti parlano e ti dicono t'amo? T'amo come il sole ama la terra e le mandi i suoi raggi per scaldarla. T'amo come la luna ama il cielo e lo accarezza ogni sera. T'amo come l'acqua che scende dalla fonte per ristorare la natura. Così io ti amo, amore. E per me nulla è più bello di quel fiore, di quel bimbo, di quei tuoi occhi belli che mi chiamano amore. Veramente una poesia di portata francescana proprio. Una cosa stupenda. Una, guardi, cosa stupenda. Ho promesso a padre Volta, che mi ha dato questo libro, di leggere tutti i giorni. Sicuro? Una. Fa bene. E adesso siamo in conclusione, purtroppo abbiamo già finito. Grazie, lo so, grazie. Io ringrazio Latina, Marco e Radio Budrio e tutti i presenti. Ecco. Io sono tanto contenta di averla conosciuta, ringrazio Grazia che mi ha fatto sicuro da tramite per la farvi Grazia, conoscere. Grazia è veramente una persona eletta. Oddio, adesso mi mettete così in imbarazzo. No, niente, perché insomma, tu all'amicizia dai tutto, come noi abruzzesi diamo tutto all'amicizia, tu lo sai. Beh, io penso che l'amicizia esista un valore grande. È grandissimo, sopra non c'è niente. Non c'è niente. Io ringrazio voi, anch'io, per la bellissima giornata che ho trascorso, e poi vorrei fare ancora un altro appello, ecco.
Vorrei dire che se gli ascoltatori, se conoscono dei pittori così, che scrivano appunto o che telefoni al Centro Internazionale delle Arti. Cida. San Vitale 22. San Vitale 22. Ecco, chi ha poesie, chi vuole fare quadri, comunque chi le poesie, lì c'è una, si farà la raccolta di queste poesie, verranno esposte, non si spende un quadrino. Ecco, ecco, Radio Budrio ne fa fede. Senz'altro. Abbiamo un pittore, adesso ne parliamo, Zamboni, sai? Perché vogliamo mettere in vetrinetta anche il tuo libro. Sicuro. È vero? Sì, sì. Dopo le poesie in abruzzese, le poesie. Marco, vogliamo stringere che sì. C'è il programma del Barone. Un caro saluto a voi tutti da Marco, ringrazio questi ospiti splendidi che abbiamo avuto questa mattina e do appuntamento per quello che mi riguarda a mezzogiorno e per la Pina a venerdì con un punto interrogativo e io vi saluto tutti.